13 pari, davvero un punto a punto esaltante, entusiasmante in questo quinto set, ma dobbiamo dire una grande sfida nel complesso tra due nazionali davvero molto molto brave. Magari hanno concesso qualcosa, qualche errore, però davvero gran bella pallavolo. Adesso torna in campo da 9 metri Caterina Bosetti, la sua battuta non particolarmente efficace, invece efficace e purtroppo per noi l'attacco in diagonale Gabi, della solita Gabi. Se Alessia Orro si affida a Paola Egonu, la palleggiatrice del Brasile, ma Chris si affida a Gabi e Gabi conquista la palla match per il Brasile. 14 Brasile, 13 Italia, palla match, attacco in diagonale di Gabi, attacco vincente. Il Brasile può conquistare la sfida, si sfila dalla traiettoria del pallone Monica De Gennaro, perché c'è l'errore in battuta, crediamo, di Carol Gattaz. 14esimo punto dell'Italia grazie all'errore gratuito di Carol Gattaz e si procede ai vantaggi, anche se il Brasile si affida a un challenge. C'è un video challenge, esatto, per questo match point, il primo ovviamente di questa sfida, quinto set con una situazione di assoluta parità, 2-2 per quanto riguarda i set, 14-14 per quanto riguarda questo quinto set. Il video challenge non è fortunato perché il pallone era nettamente fuori, ha tentato giustamente dalla sua parte la carta video challenge Zeroberto, ma il pallone servito da Carol Gattaz era nettamente fuori e dunque palla match che il Brasile ha sprecato. 14-14, si procede ai vantaggi, la battuta di Chirichella, tentativo di tocco di seconda di Macris, non ne approfittiamo. Alessia Orro prova a mettere ordine, a chiamare l'attacco di Pietrini che è murata, ricostruiamo male dopo l'attacco di Pietrini che è stato murato, cattiva difesa da parte delle nostre e dunque cattiva copertura e dunque Brasile conquista la seconda palla match anche con la complicità dell'Italia. 15 Brasile, 14 Italia nel quinto set e time out il secondo voluto da Mazzanti. Sentiamo cosa dice il nostro CTL ragazzi. Ha chiesto forse ad okay. Alessia Orro l'unica cosa, che cosa prendiamo campo di qua, ok, a liberarla per fare il nostro attacco libero da questa parte, vai, andiamo, date delle indicazioni che naturalmente noi non possiamo capire quale traiettoria d'attacco abbia potuto scegliere e indicare, crediamo forse la scelta di consegnare il pallone a Paola Egonu, ma ce ne accerteremo dopo la battuta del Brasile che tenta la seconda palla match. 15-14 per la nazionale di Zeroberto, la buona ricezione azzurra infatti, la scelta cade su Paola Egonu che però è murata. Alessia Orro ci riprova ancora con l'attacco di Egonu da seconda linea, tocca il muro brasiliano e dunque seconda palla match annullata da Paola Egonu. 15 pari fra Italia e Brasile. Orro si è affidata ancora a Paola Egonu che è andata a cercare le mani del muro, peraltro molto alto, di Gabi. Gabi ha toccato, nessuna lamentela da parte del Brasile, non crediamo, non sappiamo se ci sia stato un challenge, no, c'è un problema però a un'unghia forse per Paola Egonu, comunque ha una fasciatura a un dito, un po' di sangue abbiamo visto su un dito della mano destra Paola Egonu e riceve le cure da parte dei sanitari della nostra nazionale, le fasciano, crediamo l'anulare, può tornare in campo Paola Egonu, ha annullato grazie a un colpo vincente contro le mani del muro avversario la seconda palla match alle nostre avversarie. Si procede in questo quinto set, tutto è ancora possibile. 15-15, Alessia Orro al servizio per la nostra nazionale che ha annullato due palle match, proverà a conquistarne una, ci auguriamo, ma ne conquista un'altra purtroppo Carol per il Brasile. L'attacco al centro di Carol dopo che Gabi ha ricevuto in palleggio la battuta dell'Alessia Orro, questo significa che non era una battuta particolarmente incisiva e poi palla in testa a Macris che l'ha ceduta a Carol. Non ha sbagliato Carol, ancora una palla match, la terza per il Brasile, attacca Paola Egonu, tentativo di difesa del Brasile, vediamo l'attacco della nostra squadra avversaria con
Prida e Roach non passa al primo tentativo, poi passa però il muro, perché sul contrattacco di Pietrini da posto 4 arriva il muro vincente del Brasile che la chiude alla terza palla match, muro vincente delle brasiliane su Elena Pietrini. Il Brasile conquista il quinto set ai vantaggi alla terza palla match 17-15. È stata una partita lunghissima, è arrivata la prima sconfitta per l'Italia in questo mondiale. Nulla è compromesso, per carità, l'Italia che cercherà immediato riscatto domani alle 14:15 contro il Giappone. A te la linea, Jacopo.